Tesoro, un dramma. Stasera non fanno niente. Hai letto questa statistica? Guarda. Tra moglie e marito non mettere il video. La TV, prima causa del calo del desiderio nelle coppie sposate. Gli uomini più teledipendenti delle donne rinunciano al sesso nel 57% dei casi. Hai letto? No, perché... Guarda che se corri, oh, respira. L'hai letto? Quando finiscono queste patatine, tesoro? Non me le stai a mangiare qua dentro. Scusa, da quando in qua ti dà fastidio se mangio le patatine? Guardare la televisione mi aiuta a tenermi informato. Sui balletti? Dopo una giornata di lavoro mi rilasso, ecco. Appena sposati avevamo altri modi per rilassarci. Questa sera non ci sono neanche i ragazzi, sono usciti. Ma tu te lo ricordi il nostro richiamo d'amore? Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino avrò. Dimmi che mi ama, dammi la speranza. E infatti 9 mesi dopo il matrimonio è nato Marco. Sì, certo, d'accordo. Ma Alessia? Alessia è stata concepita durante i mondiali. Oh, c'era Italia 90 e nonostante le partite di calcio in televisione, Alessia, voglio dire. Per forza, quella sera giocavano gli Emirati Arabi. Sì? E allora ti propongo un affare, tesoro. Che affare? Facciamo finta che anche stasera giocano gli Emirati Arabi. Prendi questa mano, zingara. Oh, aspetta, aspetta. Che? Oh. Ma dai. Che? I punti di Madison County. Beh. Inizia adesso. Allora? Beh, l'abbiamo visto insieme, ti ricordi, al nostro anniversario al cinema. Ma dai, andiamo. No, ma dai, un attimo, dai. Alza. Dai. Dai, le patatine, dai, mangia le olive. Dobbiamo vedere pure i titoli di coda. Meno male che è finito. Poi sono gli uomini teledipendenti. Oh, 2 ore e 40, buttate via. Come buttate via? È bellissimo. Ma che bellissimo, tesoro. Sto mattone da vederlo tutto quanto e poi che succede? Niente, lei alla fine torna dal marito e dai figli come all'inizio. Sì, e lui torna a casa dal suo televisore. Guarda che l'hai voluto vedere te, sto capolavoro. Infatti, lo vedi come subdola la TV? Ti risucchia, vedi? Sì, questo è giusto, vero. Senti, facciamo una cosa. Brava! Zan, 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 no, zan, no, zan. No. Prendi questa mano, zingaraniamo! Aspetta, non quella cosa. Quale? Noi dobbiamo prenderci una settimana intera. Non so se la faccio solo una settimana. Dobbiamo disintossicarci, capito? Per una settimana intera non guardiamo la TV. Per purificarsi, per purificarci, no? Quando un giorno sta per finire... Sì, il giorno nuovo sta per cominciare. Lo vedi che parlo come Marzullo? Dobbiamo purificarci da subito, dai. Brava, sì, sono d'accordo. Va bene, vai, te raggiungo. Spengo e arrivo. Ok. Guardate che meraviglia. Voi quante volte li avete visti in queste gelaterie? Piccoli. Ma vieni. Franco. Paolo, non so dove sei, ma io... Franco! No, che... Un attimo, arrivo. Tesoro, dai, te levi, su. Mi sono sciroppato 2 ore e mezzo di quelli là che si incontrano, si salutano, sai, non combinano niente e se ne arrivano a casa, dai. Per favore, adesso ci avrò diritto a guardarmi una cosa interessante. Oh, interessante, sai che roba. Uno dice che rigore, l'altro dice di no e alla fine si salutano. Sei proprio ignorante, questo è calcio mercato, molto più... Ma vedi come siamo ridotti. Che? Tu sei il bambino capriccioso che non vuole andare a letto e io la mamma noiosa. No, mamma è... Pensare che una volta, prima di sposarci, eravamo come il fuoco e il vento. Che hai detto? Ma che ho detto? Che eravamo come il fuoco e il vento. Ma ridillo come hai detto prima. Che eravamo come il fuoco e il vento. Che c'è? Ma che... Fuoco e vento, che sì, ma che non è quello che dice, è come dici. Fuoco e vento. Fatte via. Leva sta brocca che ti fa male. No, Franco. Vieni qua. Ah, ma come qui in cucina? Ragazzi. Ciao! Ciao! Hai bevuto? No! Mamma, sei paonata? Stai bene? No, ma è stata meglio! Ma come l'avete fatto? Tesoro mio, che devi fare in cucina? Il frullato! Che guardi, tesoro, mi stai... Che so tua madre, lei è mamma, siamo noi, i mancini!
La Zanicchi! La Zanicchi! Alziamo, Fuoco e vento. No! Su.